Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi, dopo varie richieste, cioè vari miei clienti che mi chiedono alla fine la stessa cosa: Andrea, come faccio a cambiare la password del router che non riesco a entrare, non so come si fa di qua e di là? Ho deciso di fare un video un po' in modo generale su come andare a cambiare la password su qualsiasi router. Questo non voglio dire che io vi faccio vedere adesso come entro nel mio router e come modifico la password, però ci sono altri tipi di router che funzionano in modo diverso. Poi bisogna pure andare a vedere il tipo di router, perché alcuni router, come ad esempio la Vodafone Station, quello di Sky, hanno l'applicazione dedicata. Voi entrate dentro l'applicazione e potete cambiare tutti i vari parametri. Però per chi non ha l'applicazione o non sa come fare di qua e di là, ve lo spiega Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Quindi iniziamo subito, così vi spiego quello che dovete fare. Andiamo. Allora, eccoci qua. La prima cosa da fare è dovete utilizzare un computer. Il vostro computer lo prendete e lo connettete subito alla vostra rete di casa, dove dovete cambiare la password. Che significa questo? Per entrare dentro al vostro router, voi dovete stare dentro il wifi o attraverso il cavo LAN, a seconda del tipo di computer che avete. Entrate lì dentro, c'è un indirizzo IP apposta. Di solito questo indirizzo IP è inserito all'interno della scatola, o di solito su alcuni router c'è scritto sotto. Per altri tipi di router bisogna digitare, per esempio TP-Link ha una sua, lo potete digitare proprio nel browser. Andate, prendete ad esempio un Google Chrome, entrate lì e mettete l'indirizzo. Di solito l'indirizzo IP è standard per quasi tutti i router, a seconda di qualche router un po' particolare con alcune modifiche speciali. Di solito quel tipo di router è quello che ha quelle funzioni standard. L'indirizzo IP è il 192.168.1.1. Voi entrate lì dentro, vi chiederà un nome utente e una password, e quel nome utente e password vi fa entrare dentro le impostazioni. Io adesso qui vi faccio vedere, qui con il mio computer, come sono entrato nel mio router di Linkem. Voi sapete, io ho due router perché ho il dual balance, che significa che ho un router della TIM e un router della Linkem. Li ho messi insieme e ho fatto il bilanciamento per una connessione ancora più veloce. Quindi adesso vi faccio vedere quando entro nel router di Linkem e vi faccio vedere come funziona. Allora, come potete vedere, questo è il nostro browser Google Chrome, eccolo qui, e scrivete: io adesso vi faccio vedere il mio 192.168.1.1, è il mio TP-Link che fa il mio dual balance, però il modem di Linkem è questo qui, 192.168.0.2, perché io gli ho cambiato gli indirizzi. Avendo il dual balance, ho dovuto fare questo tipo di impostazioni. Quindi noi andiamo, prendiamo una nuova pagina, scriviamo 192.168.0.2 Allora, eccoci qua. Siamo entrati qui dentro, noi mettiamo il nostro nome utente e password, io in questo caso già ce l'ho salvato, e qui possiamo vedere le impostazioni di questo router. Come ho detto, ogni impostazione di un router è totalmente diversa l'una dall'altra, però noi che andiamo a cercare, noi dobbiamo cambiare la password del wifi, quindi ci dirigiamo subito su wifi. Eccolo qua,
Andiamo qui su, ad esempio, le impostazioni e qui avete tutti i parametri delle impostazioni, la sicurezza e la chiave. Qui mettete la vostra password, la potete cambiare, cancellate, tac, 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 così, cancellate, mettete la password e a posto. Poi fate applica e il router che fa? Lui si riavvia e cambierà la vostra password. Oh, io vi ho fatto un esempio di quello che succede sui router normali. Questo è un router della qua cambiamo. Ecco, questo è il router della Lingam, però ogni router è totalmente diverso. Se abbiamo quello della TIM, avrà un tipo. Se ne abbiamo quello della Vodafone ci sarà un altro, ma comunque l'accesso sarà sempre quello. Io in questo caso qui l'ho cambiato 192.168.0.2 perché ho il dual balance. Come vi ho detto prima, avendo il dual balance, io devo impostare due indirizzi IP diversi perché quello principale, vedete 192.168.1.1, lo comanda il dual balance. Quindi io entro qui dentro. Faccio vedere. E qui potete vedere i miei due indirizzi IP. Se vedete qui abbiamo l'indirizzo IP della TIM 192.168.0.1 e quello di Lingam 192.168.0.2. Questi funzionano in modo diverso, ma era solo per farvi capire da dove devo accedere. Voi prendete un browser qualsiasi, Google Chrome, Firefox, quello che sia. Entrate lì dentro, entrate dentro al modem con le credenziali. Ogni modem ha le proprie credenziali, poi volendo potete cambiare anche quelle e da lì cambiate le impostazioni. Potete anche cambiare il nome della vostra Wi-Fi. Quindi, per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile. Se ho mancato qualcosa, non ho detto niente, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, cercherò di risponderti. Casomai, se volete fare qualcosa di più approfondito, ve lo faccio vedere. E niente, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!